volte anche i grossi come il McDonald's fanno scelte di marketing davvero pessime. And look at McDonald's new McDLT. I'm talking quarter pound of beef on the hot hot side. The new McDLT. Benvenuti su WatchMojo Italia. Oggi faremo una top 10 di 10 prodotti del McDonald's che sono stati dei fallimenti brutali. When you need to make a good impression, it's the ideal choice. Big and meaty with the perfect kick. Ma prima di iniziare, una cosa importantissima: pubblichiamo nuovi video ogni settimana, quindi iscrivetevi e soprattutto attivate la campanella degli avvisi per rimanere sempre aggiornati. Nella sua esistenza il Mac è riuscito a tirare fuori panini diventati iconici e altre cose che invece non sono esattamente finite nella storia. Parliamo solo di cibi creati anche per mercati specifici, rivelatisi essere dei fallimenti epici. Numero 10, il Mac Gratin Croquette. Allora, già il filet fish viene guardato con occhiatacce di sconcerto e odio da molti dei clienti del Mac, ma tanto che tanto, almeno è fatta verso. The best selling fish sandwich in America. Tell them your nickname, Henry. They call me Jaws. Battuto. Comunque, detto questo, penso che la gran parte della clientela non sia molto interessata al lato pesce del Mac. Troppo salutare. Però nel 2015 no. Il Mac disse: fammi fare qualcosa col pesce, però lo farò tutto alla cazzo di cane. E fammelo anche vendere ai giapponesi, che, visto loro di pesce, mica se ne intendono, no? Il Gurakoro, come fu conosciuto nella terra del Sol Levante, era fatto di gamberetti, purè e maccheroni fritti inzuppati di salsa. In pratica era come se un pazzo ubriaco fosse entrato in cucina e avesse fatto quello che poteva con gli ingredienti che c'erano. Giappone poco interessato e marketing non ai massimi livelli. Numero 9, le Mighty Wings. So tell me what happened. We were playing for the Mighty Wings. Più che Mighty pare fossero le assolutamente standard Wings. Non c'era nulla di speciale in quelle alette, ma neanche nulla di pessimo, erano solo alette. Some though found the crispy Mighty Wings closer to fried chicken than to real buffalo wing. E quantomeno quando ti insultano si parla di te, invece no, queste alette furono solo un istante di noia in un'esistenza di Big Mac. But just in time for football season, McDonald's is getting serious with real chicken wings called Mighty Wings. E sapete, con così tante alette buone là fuori che stanno solo ad aspettarci, perché spendere soldi per mangiare un'aletta di pollo che non ci desidera veramente? Le Mighty Wings, loro non si impegnavano abbastanza, infatti le vendite furono così basse che il Mac abbassò il prezzo da un dollaro a 60 centesimini per aletta. E questo fu fatto per liquidare definitivamente le oltre 10 milioni di alette rimaste in stock. Capito il fallimento? One bite and you'll never give them up. New Mighty Wings from McDonald's. Numero 8, il Chopped Beef Steak Sandwich. Only McDonald's puts it all together. 100% pure beef. Ah, gli ultimi anni degli anni 70, anni di innovazioni e cultura pop tutta americana. Steve Jobs fondò la Apple Computers. Garfield fece il suo debutto a fumetti. La Sony pensò che lo Walkman fosse fico e ci si ammazzò di Space Invaders. E McDonald's, che non voleva rimanerne fuori, si imbucò al party del decennio con la sua creazione pubblicizzata come deliziosa. Interessante, e forse fu per questo che il suo prezzo era più simile a quello di una tanica di petrolio raffinato che quello di un panino, andando dai 40 centesimi standard a un dollaro e 40 centesimi. Molti appassionati americani, anche perché uscì solo in America, di fast food degli anni 60, se interrogati sul Chopped vi diranno che era uno dei sandwich più buoni ad aver mai calcato la terra. Peccato però il prezzo da galera, che ne sancì il fallimento, ovviamente. Nobody can do it like McDonald's can. Nobody. Numero 7, il Mac Hot Dog. Siamo soli nell'universo. C'è vita dopo la morte? Hot dog o hamburger? Queste le classiche domande esistenziali e all'ultima il Mac cercò di dare una risposta. Il Mac è hamburger prima di tutto e con gli hot dog ha sempre avuto una storia molto travagliata. Difatti Ray Kroc, fondatore della McDonald's Corporation, bandì gli hot dog dai suoi ristoranti perché non si poteva sapere cosa ci fosse dentro. Dopo la sua morte nel 1984 però alcuni rivoluzionari dirigenti del Mac hanno provato più volte a reintrodurre il pasto bandito nei menu inglesi e nordamericani in più forme. Hot dogs are hot again and they're new at McDonald's. Ma ogni volta il Mac Hot Dog si è ritrovato davanti un muro di odio e sdegno.
Hanno pure fatto un Mac hot dog al chili per il Giappone. L'orrore. Numero 6, il McLean Deluxe. We're here because McLean Deluxe is 100% delicious. Allora, se guardate nel dizionario dei sinonimi e dei contrari sotto McDonald's, sui contrari, le prime due parole sono, credo, sofisticato e salutare. If it's low fat, it can be delicious. Però con la linea Deluxe, il McDonald's provò a svoltare questa sua fama di essere un tempio della grassezza a buon prezzo con un panino che chiamò sofisticato e salutare. Oh oh oh. Era un hamburger a pochi grassi e in effetti ci riuscirono più o meno, con carne bovina magra al 90% e acqua per rimpiazzare i grassi. 91% fat free, but all people talk about is its big burger taste. E come riuscirono a unire tutto assieme con l'alga marina, usando la carragenina, anzi un estratto dell'alga marina, usata nei processi industriali per fare da collante per i cibi. Ma c'era un piccolissimo problema, pare che questo panino non sapesse di nulla e fallì brutalmente. Anche perché chi va al Mac per dimagrire? McLean Deluxe, forget the fat, remember the taste at McDonald's today. Sorry, Green. Green. Numero 5, il Mac Spaghetti. Ora scendiamo in uno dei più profondi pozzi di perversione culinaria americana che si siano mai visti. Fa quasi male a dirlo, Mac Spaghetti. Are you serious? Spaghetti and meatballs? Since when don't you like spaghetti and meatballs? E sapete dove cercarono di venderlo di più? Da noi! Cercarono di propinarci quei fottutissimi spaghetti del cazzo con le polpette intere che pensano ci piacciano, ma l'Italia rispose bene, andò malissimo. It's a benefit, Bobby. It's a spaghetti dinner. But we don't make spaghetti. Dopotutto, geniale, no? Che meglio del vendere a una nazione che mangia spaghetti veri un'imitazione fatta male da un fast food americano. Ah, tra l'altro, per inciso, andò malissimo anche in America. Bene. I thought I told you, Bob. You and your spaghetti aren't welcome here. L'unico posto in cui i Mac spaghetti sfondarono furono le Filippine, in cui si possono trovare ancora oggi. It almost tastes like spaghetti with ketchup. I'm gonna have another spoonful here. Numero 4, Lula Burger. That's that Hawaiian burger joint. I hear they got some tasty burger. Oh, continuiamo con i panini stereotipo, con uno che, a differenza dei suoi colleghi, che magari erano buoni ma costavano troppo o che altro, faceva solo veramente cagare. E sapete, temo non possa essere altrimenti quando decidi consapevolmente di creare negli anni 60 un nuovo hamburger all'ananas. E sapete il perché? Perché il venerdì i cattolici iperpraticanti non mangiavano carne e allora il Mac disse capitalizziamo con panini senza carne. Che vi devo dire, secondo voi quante speranze aveva una fetta di ananas grigliata con formaggio fuso messa in mezzo a due fette di pane? Esatto. He calls them my Hawaiian burgers. Well, they don't taste like burgers at all. They taste like styrofoam. Numero 3, il Mac Africa. Ronald McDonald alla conquista della Scandinavia con un panino tutto per i norvegesi in edizione limitata per le Olimpiadi. Bello! Peccato il momento, visto che nel 2002 l'Africa subequatoriale stava soffrendo una delle più grandi carestie della sua storia, con milioni di persone a corto di cibo e acqua. Perciò vedete che stavolta il pessimo gusto non stava esattamente nel panino quanto nella scelta di nome e tempi. Quantomeno il McDonald's se ne rese conto subito, si scusò e donò anche discrete cifre per gli aiuti umanitari nel continente africano, quindi bravi. Ma non smise mica di venderlo il Mac Africa, non fino a fine anno. E ci riprovarono anche nel 2008 per le Olimpiadi estive a Pechino. E anche qui fu massacrato. Numero 2, il McDLT. What do you want, Michael? A McDLT? No, I already told you they don't make those anymore. You know, sometimes it's a regional thing. Could ask. No McDonald's anywhere makes a McDLT anymore. Il McDLT, ossia ciò di cui sono fatte le leggende, è il precursore del signore di tutti i panini, il Big Tasty, e ha una storia al limite del comico involontario. The beef stays hot, the cool stays crisp. Put it together, you can't resist. Could be the best lettuce and tomato hamburger ever. Yeah, un panino che, per carità, se si esclude il nome che sembra più quello di una droga pesante, era fatto di tutto ciò che ci si può aspettare da un paninozzo vero. Peccato fosse venduto come un Lego in una scatola di polistirolo. Sì, perché il panino te lo dovevi costruire. Ma ora, se non ricordo male, uno andava a un fast food. Combinare le parti calde del contenitore di destra col panino nell'altra parte non richiedeva una laurea in ingegneria nucleare, ma sul serio, chi aveva voglia di farlo? Saying they have all the ingredients for a McDeal. Era così pessimo che manco Aretha Franklin riuscì a convincere la gente. The best taste in lettuce and tomato hamburger ever. New McDLT. McDLT.
Prima di svelare il fallimento numero uno, ecco alcune menzioni onorevoli. The Son of Mac for just $2.50. It's the taste of a Big Mac in a snack. The stone ground mustard sauce. Mmm. The soft comforting potato roll. I'm in the zone. Uno, la pizza e la Mac pizza. Luckily some things are good and true, like the McDonald's family size pepperoni pizza. Negli anni 80 il Mac aveva il 40% del mercato degli hamburger, ma non vendeva a ora di cena. Gente come Pizza Hut dominava al calar del sole per le strade senza legge del nuovo continente e questo al signor Donald non piaceva per nulla. Per questo prima provò a fare pizze normali negli anni 70 e poi cercò di invadere il mercato con la Mac pizza. Una mini pizza tascabile che ovviamente fallì miseramente. Mentre invece con le pizze fatte sul momento, ossia cucinate al forno, andarono anche molto meglio. Erano pizze oneste, ma c'era solo un piccolo problema. E non erano queste pubblicità atroci con McDonald's pizza lalala, ma il fatto che la gente entrava in un fast food per mangiare in un fast food, non in una pizzeria. Se no andava in una pizzeria. For the first time ever, he'll make dinner for his family. E i tempi di cottura imbarazzantemente lunghi sancirono anche qui la sconfitta di Ronald McDonald, che alla fine degli anni 90 dichiarò la pizza del Mac morta e sepolta. Anche se alcuni Mac fedeli alla linea continuarono a vendere Mac pizza fino al 2002, pare ne vendano ancora oggi in memoria dei bei vecchi tempi andati. No dessert for me, Mom. I don't deserve it. Family size pepperoni pizza. It's a parent's dream come true. Piaciuta la lista? Quali cibi del Mac in generale vi piacciono meno se ci andate? Per altre top 10 poco culinarie pubblicate ogni settimana, iscrivetevi a Watch Mojo Italia. It's a good time for the great taste of McDonald's.